Ok, bene, dopo aver visto gli aspetti essenziali riguardanti gli insiemi, oggi iniziamo a occuparci delle relazioni, cioè di come si mette, scusate il gioco di parola, in relazione un insieme con un altro, che è una delle attività più importanti che si fanno con gli insiemi. Ok? Ed è una delle attività in cui la mente umana si impegna di più, cioè stabilire relazioni, cioè collegamenti tra enti diversi. Ok? Cominciamo con un esempio. Immaginate di, che ne so, organizzare un torneo di qualcosa, gioco di calcio, scacchi, quello che volete voi. E per avere qualcosa di semplice, immaginiamo un insieme A formato dai partecipanti al torneo. Immaginiamo che siano solo quattro per fare qualcosa di semplice, che ne so, Antonio, Marco, Francesca e Beatrice. Ok? Quattro persone che partecipano al torneo. In questo torneo, indifferente di cosa, i partecipanti potranno sperare di raggiungere, chiamiamolo anche questo, fatemi cambiare nome, anziché Beatrice mettiamo Carla, perché poi mi serve B per l'altro insieme. Potremmo pensare di avere un punteggio all'interno dell'insieme B che va da 1 a 3. Ok? Anche qui facciamo numeri semplici, in realtà qua il numero non ha molta importanza. B è l'insieme dei punteggi che uno può ottenere alla fine di questo torneo. D'accordo? Svolgiamo il torneo e qui abbiamo l'insieme A, quindi con Antonio, Marco, Francesca e Carla, e qui l'insieme dei risultati, punteggio 1, punteggio 2, punteggio 3. E alla fine del torneo vediamo che Antonio ha totalizzato un punto, Marco ha totalizzato 3 punti. Francesca ha totalizzato, anche lei come Marco, un solo punto, mentre Carla alla fine ha deciso di non partecipare. Ok? L'associazione tra gli elementi di A e gli elementi di B prende il nome di relazione. Costruire o definire o introdurre una relazione significa, o si esplicita se volete, in una qualunque procedura con cui associo gli elementi di un insieme, tutti o in parte, agli elementi di un altro insieme. D'accordo? E la relazione si indica col simbolo R. Dire che per esempio, l'insieme, l'elemento A è in relazione con 1, si scrive in questo modo. A è in relazione con 1. M sta in relazione anche con 1. F sta in relazione con, no, M era con 3, scusate. E F con 1. Quindi creo delle coppie. Ok? Immaginate la relazione, potete immaginarla anche come un sottoinsieme di tutte le coppie che posso formare. Quindi se ho, posso indicare anche, è tutto chiaro fin qua. Introdurre o stabilire o definire una relazione tra due insiemi
significa dare una procedura di qualsiasi tipo sia che associ a un elemento del primo insieme elementi, uno o più elementi del secondo. In qualsiasi modo io lo faccia, è comunque una relazione. Siccome parlo di coppie, quindi un elemento di A e un elemento di B, okay, la relazione è imparentata a quale concetto che abbiamo appena visto, che parlava di coppie tra elementi di insiemi diversi. Il prodotto cartesiano. Una relazione posso vederla anche come un sottoinsieme del prodotto cartesiano. Immaginiamo di prendere il grafico cartesiano dei nostri due insiemi, quindi mettiamo in orizzontale A, quindi A, cos'era? M, F e C, e i punteggi 1, 2 e 3, e di costruire il grafico cartesiano di tutte le coppie possibili, che saranno 4 per 3, 12. Ora, la relazione R appena definita è formata da quali coppie? A sta in relazione con 1. Quindi questo fa parte della relazione, M in relazione con 3, okay. F di nuovo con 1 e C non sta in relazione con nessun punteggio perché non ha partecipato. Okay. Quindi la nostra relazione è formata dalle coppie A1, M3 ed F1, che se volete è un sottoinsieme del prodotto cartesiano A per B. Questo forma la nostra relazione. Certo, ancora? L'espressione, come quella che abbiamo visto prima, tipo questa AR1, si legge A è in relazione con 1. La sua negazione ha una barra su R. Questa si legge A non è in relazione con 2, perché A non è associata a 2, è associata a 1. Ok? È tutto chiaro? In qualunque modo io possa fare una associazione tra elementi del primo insieme e gli elementi del secondo, ho costruito una relazione. D'accordo? Qui abbiamo già visto due modi per rappresentare graficamente la relazione. Uno è il diagramma cartesiano. Ok? L'altro è questo che si chiama diagramma sagittale, perché ci sono le frecce. Sagitta in latino significa freccia. Ok? Poi abbiamo anche la famosa tabella a doppia entrata. Quindi abbiamo in verticale gli elementi dell'insieme A, in orizzontale quelli di B. Quindi qui abbiamo Antonio, Andrea, non mi ricordo il nome, Marco, Francesca e Carla. E in orizzontale abbiamo i punteggi 1, 2 e 3. E poi segnaliamo o indichiamo con qualche simbolo le coppie che stanno in relazione A con 1, quindi questa, M con 3, F di nuovo con 1 e in C non c'è nessuna relazione. Questo è un altro modo per rappresentare la nostra relazione con una tabella a doppia entrata. Certo. Quindi ripeto, ho diverse definizioni della relazione. Per definire una relazione mi servono essenzialmente tre cose. Un insieme A, detto insieme di partenza, B, insieme di arrivo,
e un qualsiasi modo per associare elementi di A ad elementi di B. Ho una relazione comunque, anche se non tutti gli elementi di A sono in una relazione con gli altri. Basta che qualcuno degli elementi di A sia associato a elementi di B. In qualsiasi modo io lo faccia. È una relazione. Ok? Oppure, altra definizione equivalente, una relazione tra due insiemi è qualunque sottoinsieme del prodotto cartesiano A per B. Non è detto che una relazione sia sempre facile da definire, ok? O ci sia un'espressione semplice per dirlo. In qualunque modo io seleziono un sottoinsieme del prodotto cartesiano, ho costruito una relazione. Ok? Tutto chiaro? Molto bene. Andiamo a vedere un'altra cosa importante nelle relazioni. Torniamo all'esempio di prima. Ricopio questa figura, così non devo rifarla. Torniamo al nostro torneo di prima. Eccolo qua. Cancello questa freccia, la faccio un poco meglio. F è in relazione con V. Ok? Attenzione! Come potete notare, non tutti gli elementi di A sono in relazione con gli elementi di B. Ok? La parte degli elementi di A a cui è associato uno o eventualmente più elementi di B, quindi fatemi evidenziare in verde, ecco, questo sottoinsieme, cioè l'insieme degli elementi da cui partono una o più frecce, prende il nome di dominio della relazione. Il dominio della relazione è il sottoinsieme in generale, potrebbe essere anche tutto A, il sottoinsieme dell'insieme di partenza formato dagli elementi associati all'insieme di arrivo B, oppure, detto in modo più terra terra, dagli elementi da cui nel diagramma sagittale parte almeno una freccia. Ok? È tutto chiaro? Immaginiamo di indicare genericamente con A piccolo il generico elemento dell'insieme A. A è questo insieme. Mettiamolo in blu. Ok? E B piccolo un elemento dell'insieme B grande. Che è questo, insieme di arrivo. Dire che A è in relazione con B, l'elemento A, cioè la relazione include la coppia A piccolo B piccolo, nel nostro caso potrebbe essere per esempio F1 o A1 oppure M3. Si dice dicendo che questo elemento B si chiama immagine di A secondo la relazione R. Oppure ancora, la relazione R associa A a B. È un modo di dire. L'elemento di B, in questo caso
nel nostro esempio sono i numeri 1 e 3, sono le immagini del dominio. Ok? Gli elementi di B insieme di arrivo si chiamano immagini. Gli elementi di A, che è un'immagine, si chiamano controimmagini. Certo, quindi un altro modo di dire la stessa cosa è dire che il dominio della relazione è il sottoinsieme di A formato dalle controimmagini della relazione. Certo, sicuramente. Quindi, per esempio, 1 è l'immagine sia di A che di F. 1 è immagine di A e di F. 3 è l'immagine di M, o viceversa, M è la controimmagine di 3, F è la controimmagine di 1, A è la controimmagine di 1, mentre 2 non è immagine di nessun elemento di A. Ok? Sono termini tecnici, purtroppo, è un gergo che si usa nell'ambiente delle relazioni. È chiaro il concetto? È tutto chiaro? Ogni volta che stabilisco una relazione, attenzione, posso immaginare anche la relazione inversa. Che cosa? Allora, ripeto, ci siamo fin qua. Ho un insieme A grande, formato da, che ne so, 4 persone. Ok? Ho un insieme B, l'insieme dei punteggi del mio torneo. Facciamo il torneo. A, non mi ricordo se era Antonio o cosa, ha preso un punto. Quindi associo ad A il numero 1. Ho costruito una relazione. Associo ad M il numero 3, perché ha preso 3 punti. A Francesca il numero 1 e a Carla niente perché non ha partecipato al torneo, ho deciso di non partecipare. Quindi ho un'associazione tra persone e numeri. Ok? Non tutti gli elementi del mio insieme sono in relazione con i punteggi, perché qualcuno non ha partecipato, non è un problema, è comunque una relazione. Quando ho costruito questa relazione esistono dei termini tecnici in ogni ambiente, in ogni contesto. Ci sono delle parole che hanno un particolare significato in quel contesto. Dire che l'elemento A è associato a 1, quindi A sta in relazione con 1, si può anche dire dicendo che 1 è l'immagine di A secondo la relazione che ho appena stabilito. Ok, immagina che questo sia come un proiettore. A viene proiettato in 1. Ok. C'è una relazione, se vuoi, anche tra quando vai al cinema, l'immagine sulla pellicola e l'immagine sullo schermo. Okay? C'è una relazione, ogni punto sulla pellicola ha una sua corrispondente sullo schermo, se no non vedresti niente. Ecco, da lì viene l'idea dell'immagine. L'insieme di partenza è la pellicola, l'insieme di arrivo è lo schermo. Ogni punto sulla pellicola è associato a un punto sullo schermo. E quindi l'immagine di A è 1, l'immagine di M è 3, l'immagine di F è di nuovo 1, mentre C non ha immagine. Okay? Si può ragionare anche in senso inverso. Se 1 è l'immagine, mi chiedo l'immagine di chi? È l'immagine di A. Quindi A è controimmagine. È l'immagine anche di F, quindi anche F è controimmagine di 1. D'accordo? Tutto chiaro fin qui? Quando ho stabilito una relazione, ripeto, posso sempre pensare alla relazione inversa. Fatemi fare di nuovo il disegno di prima. Se la relazione R mette in associazione A e B, quella inversa mette in relazione B con A e si indica con R con un meno 1 in alto a destra.
Questa è la relazione inversa. Quella che associa B ad A. Quindi nel caso nostro sarebbe il punteggio è associato alla persona. Ok? Dire Francesca ha preso un punto è la nostra relazione. La relazione inversa sarebbe il punteggio 1 è stato attribuito a Francesca. È chiaro? E dimmi. Ok. La relazione inversa è quella che ottengo semplicemente scambiando i ruoli di A e di B. Prego. Secondo la relazione inversa si scambia l'immagine contro immagine, certo. E equivalentemente, se devo fare il diagramma cartesiano della relazione inversa, è quella che ottengo scambiando i due assi. Ok? Anche l'inversa è in generale una relazione, non è un problema. Esattamente, BR-1A. Se R è la mia relazione, l'inversa è... fammi segnare in nero. Se A sta in relazione con 1, allora 1 sta in relazione inversa con A. Ok? Un altro modo di vedere la stessa cosa, quindi abbiamo tre canali, è utilizzando le proposizioni. Ok? Torniamo un attimo indietro. Dire che A, Antonio, è in relazione con 1 significa, era la frase, A ha ottenuto il punteggio 1. Ok? Questa in realtà è una proposizione chiusa in questo caso perché non contiene incognite, ma posso generalizzarla. Posso dire l'elemento A piccolo che appartiene ad A grande ha ottenuto il punteggio B. Quindi ho una proposizione aperta, chiamiamola Q, che dipende dalle incognite A e B, e l'insieme di verità di questa proposizione costituisce la relazione. Quindi la nostra relazione è il sottoinsieme del prodotto cartesiano A per B, in cui le coppie AB rendono vera questa proposizione aperta. Scusi, che segno c'è AB? Q è una proposizione. Aperta significa che dipende da grandezze non note, mentre quella di prima, questa è chiusa, perché A e B sono noti. Quindi un altro modo per stabilire una relazione è l'insieme di verità di una proposizione aperta con due elementi incogniti, okay, che mette in relazione due insiemi diversi, a priori diversi. È tutto chiaro? Attenzione, cambiamo leggermente esempio. Mi seguite? È possibile, e questo caso rivestirà una grande importanza nell'immediato futuro, che i due insiemi, quello di partenza e quello di arrivo, siano lo stesso insieme. Faccio un esempio. Prendiamo A, l'insieme degli studenti della classe. Ok?
E prendiamo per B lo stesso insieme. Quindi l'insieme di arrivo e di partenza sono lo stesso insieme. Okay? E associamo, chiamiamo questo A piccolo e questo B piccolo, uno studente a un altro studente in questo modo. La relazione R è A sta in relazione con B. Se e solo se A è in banco con B. Prego? Certo. In questo caso, quando l'insieme di partenza e l'insieme di arrivo sono lo stesso insieme, cioè questo caso, allora parlo di relazione interna. Perché è fatta tra elementi dello stesso insieme. Prego. E questo si può leggere anche in questo modo, scusami, meglio così. Proprio è l'equivalenza logica. A è in relazione con B se e solo se A è vicino di banco di B. Ok? Questa è una relazione tra elementi dello stesso insieme. Oppure, se preferite, che ne so, A è in relazione con B se il mese di nascita di A è uguale al mese di nascita di B, quindi se sono nati nello stesso mese, per esempio. Oppure ancora se vengono dallo stesso comune o altro del genere. Qualunque modo per mettere in relazione elementi dello stesso insieme. Se lo faccio, ho costruito una relazione che chiamerò interna. Ok? Quindi, per esempio, fammi pensare un altro esempio. Prendiamo A come l'insieme dei numeri 1, 2, 3 e 4. Ok? E prendiamo la relazione interna, quindi A e B entrambi appartenenti ad A grande. Diciamo che A è in relazione con B se e solo se A è multiplo di B. Quindi abbiamo, qui c'è A, qui di nuovo A, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. 1 è in relazione con 1, ma con nient'altro. 2 è in relazione con 2 e con 1. 3 è in relazione con 3 e con 1. 4 in relazione con 4, con 2 e con 1. Ok? Quindi, se volessimo rappresentarla sul piano cartesiano, dovremmo. Qua c'è A, qua c'è di nuovo A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Qui mi era meglio se usavo il foglio a quadretti, ma la prossima volta mi faccio più furbo. Qui la relazione R è 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 4. Ok? Certo. Un esempio di relazione interna. Sì, come no? Vado giù? Attenzione, quando ho relazioni di questo tipo, cioè di
elementi di un insieme con gli elementi dello stesso insieme, o anche un altro strumento per rappresentarla graficamente, che si chiama grafo. Ditemi se posso andare avanti un pochetto. Immaginate. Prego. Il 4 non è multiplo di 3. 4 è multiplo di 4, di 2 e di 1. Allora, ripeto, riprendiamo il nostro insieme A, fatemi fare un disegno più grande. Qui ho l'1, il 2, il 3 e il 4. La relazione posso immaginarla come frecce all'interno dello stesso insieme, quindi 1 sta in relazione con 1, quindi la freccia è chiusa su se stesso. 1 e 2 sta in relazione con se stesso e con 1. 3 sta in relazione con se stesso e con 1. 4 sta in relazione con se stesso, con 2 e con 1. Questo modo di rappresentare le relazioni prende il nome di grafo. Quando costruisco un grafo, prendo un unico insieme e metto in relazione con delle frecce gli elementi con gli altri dell'insieme. Ok? È tutto chiaro? Provate a farmi un esempio di relazione. Prego? Questo non è una relazione. Attenzione. Com'è? Cosa mi serve per definire una relazione? Mi servono l'insieme A, l'insieme di partenza, B, l'insieme di arrivo e un modo per associare elementi di A ad elementi di B. Mi servono tre cose. Quindi la prima cosa che cerco sono due insiemi, che possono anche essere lo stesso insieme se voglio una relazione interna, ma in generale anche no. Quindi probabilmente volevi dire questo: se prendiamo l'insieme della classe e l'insieme dei risultati possibili per una verifica, l'associazione, lo studente X ha preso il voto Y, è una relazione. Ok? Associare elementi di A ad elementi di B. Lo riscrivo meglio perché non si legge un granché bene, hai ragione. Ad elementi quindi il nostro insieme A è l'insieme della classe, B è l'insieme dei risultati, quindi qui abbiamo tutti gli elementi della classe, qui abbiamo i risultati, siamo ottimisti, 10, 9, 8, 7, 6 e associamo gli elementi della classe ai voti, i risultati della verifica. R rappresenta la nostra verifica. Quindi la relazione è: lo studente X ha preso il voto Y, per esempio.
tutti in relazione col 9 e col 10. È una relazione ottimista, vabbè, l'importante è pensare positivo. Ok? Quindi attenzione, quando si chiede, fa un esempio di una verifica, arrivo subito, dire che ne so, ho preso 10 nella verifica di ieri, non è una relazione perché riguarda un solo elemento, in realtà è una relazione sì, ma è un po' riduttiva. L'insieme della classe, insieme dei voti e associazione studente-voto. Volevi fare una domanda? Sì, secondo su, dovrà porre la domanda da associare elementi A ad elementi B, cosa sono i primi due punti? Che non sono i due insiemi, l'insieme A e l'insieme B. Sì, è quello che è scritto dopo. Insieme di partenza e insieme di arrivo. A e B possono essere lo stesso insieme, in quel caso ho una relazione interna, ma in generale non sono, ok? E non è neanche detto che tutti gli elementi di A siano associati di B. Se per esempio c'era qualche studente assente, a lui non è stato associato nessun voto, magari farà la verifica di recupero in secondo momento, ok? Ma per il momento non ha il voto. Okay? Quindi il dominio di questa relazione è formato da tutti gli studenti che hanno fatto la verifica. E l'insieme delle immagini è formato da il sottoinsieme dei numeri da 1 a 10 che sono stati effettivamente attribuiti ad almeno uno studente. In questo caso solo 9 e 10 ovviamente, come sarà da qui in avanti. È tutto chiaro? Ci sono domande? Posso andare avanti? Ok. Fatemi un altro esempio di relazione. Non necessariamente della classe. Ecco, vi metto in evidenza questo, quello che serve per fare l'esempio. Perfetto. Ti riferisci a una partita di basket probabilmente. Ok, quindi questo è un altro esempio. A è formato dai giocatori della squadra. B, punteggi raggiunti nel corso della partita, diciamo, ok? Ottenuti nella partita. E quindi, se A piccolo appartiene all'insieme A grande e B piccolo all'insieme B grande, diciamo che A sta in relazione con B se e solo se il giocatore A ha ottenuto punti B, il punteggio B. Ok? Questa è una relazione, certo. La relazione inversa, come la definiresti? Tra B e A, quindi? B è il punteggio del giocatore A. Dobbiamo invertire la frase, no? La relazione A ha ottenuto il punteggio B, A come inversa, il punteggio B è stato attribuito al giocatore A, o cose del genere. Volevi fare un altro esempio? Provate adesso a fare un esempio di relazione interna. A, B, R, meno 1, A, se solo se B è il punteggio del giocatore A. Anche nella squadra.
nella classe, quello che preferite, una relazione di interna. Sì. Sì. E qual è la relazione? A è formato dai giocatori della squadra, quindi A e B stavolta appartengono allo stesso insieme, scusate, A sta in relazione con B se e solo se ma qui tutti stanno in relazione con tutti. Per esempio, A ha ottenuto più punti di B. Questa è una relazione. Mentre in relazione due elementi dello stesso insieme, giocatore A e giocatore B, A sta in relazione con B se A è di punteggio superiore. O ha fatto più canestri, o ha fatto più gol, quello che sia. Ok? È tutto chiaro fin qui? Molto bene. Mi dicono che sta per suonare, per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima lezione esaminiamo le proprietà delle relazioni, perché alcune relazioni hanno proprietà speciali. Ok? Sono domande? No. Dimmi. Non ti sento, scusami. Sì, quando gli elementi fanno parte dello stesso ambiente, dello stesso insieme. Certo.